nel centro di Piazza Campo dei Fiori, in mezzo alle bancarelle del mercato e al vagabondare di romani e turisti, si leva il monumento a Giordano Bruno. Il filosofo è tutto avvolto nel saio domenicano, un libro socchiuso fra le mani, nel cappuccio abbassato sul volto, pensieroso e raccolto, in una severità accentuata dal bronzo della statua. L'iscrizione è breve e suggestiva. A Bruno, il secolo da lui divinato, qui dove il rogo arse. Il monumento occupa il centro della piazza, ma non era quello il luogo preciso dell'esecuzione, che si tenne invece all'angolo della piazza con via dei Balestrati. L'inaugurazione del monumento era avvenuta il 9 giugno 1889, la domenica della Pentecoste, in una cerimonia molto spettacolare alla presenza di molte migliaia di persone. La piazza era tutta addobbata con palchi e stendardi. Su grandi tabelloni si potevano leggere le frasi famose attribuite a Bruno, tra le altre quella che avrebbe detto ai suoi giudici al momento della condanna. «Tremate più voi nel pronunziare questa sentenza che io nell'ascoltarla». La temperatura era elevata, nella giornata avrebbe sfiorato i 30 gradi. Il mercato di Campo dei Fiori era stato temporaneamente spostato in via Giulia. La circolazione dei veicoli era stata sospesa e le truppe erano state consegnate nelle caserme. Distaccamenti di fanteria e di cavalleria presidiavano Termini e le zone adiacenti alla piazza. Le truppe erano anche acquartierate nel cortile di Palazzo Spada. Ci si attendevano disordini, ma la cerimonia si svolse senza incidenti. Un corteo, minuziosamente organizzato, partì da Piazza Esedra alle 9 del mattino. Le cifre sul numero dei partecipanti variano da 5.000 riportati dai giornali cattolici ai 20.000 dell'anticlericale Messaggero. Precedevano i reduci garibaldini. Veniva quindi l'Università di Roma, correttore e i professori, i rappresentanti delle università straniere, il municipio e l'associazione di Nola, le logge massoniche al completo e le rappresentanze delle varie regioni, società agricole, artigiane, di mutuo soccorso. Mancava una rappresentanza ufficiale del governo, mentre era rappresentata la Camera dei Deputati. Il corteo aveva attraversato Via Nazionale e Piazza Venezia, dove la gente gremiva a finestre e balconi, per giungere fino nella piazza Campo dei Fiori. Qui il monumento, non ancora scoperto, tutto avvolto in un bianco lenzuolo, appariva come un gigantesco fantasma, scriveva il popolo romano. L'oratore ufficiale della cerimonia era Giovanni Bovio, l'autore dell'epigrafe sul monumento, personaggio di rilievo della sinistra meridionale, giurista repubblicano, deputato dal 1876, massone di spicco. Massone ed anticlericale, era anche lo scultore autore del monumento Ettore Ferrari, deputato liberale assai radicale. Dopo la cerimonia, un corteo si recò in Campidoglio per rendere omaggio al busto di Garibaldi. Erigere a Bruno un monumento nella piazza che aveva visto 3 secoli prima il suo rogo, a poche centinaia di metri dai palazzi del Vaticano, aveva un significato decisamente politico, quello di sottolineare lo scontro tra lo Stato liberale e la Chiesa e di caratterizzare in senso decisamente anticlericale il governo Crispino, dopo il fallimento delle trattative con il Vaticano, che per un breve periodo avevano spinto il Presidente del Consiglio ad attenuare i toni più accesi delle polemiche liberali contro la Chiesa. Ma gli anticlericali non erano gli unici a scegliere il monumento al filosofo nolano come terreno dello scontro, ma il pensiero moderno e la religione. Altrettanto enfatica e drammatizzante era stata, fin dalle prime avvisaglie del progetto, la reazione della Chiesa. Il primo a scendere in campo fu nel 1886 il Monsignor Pietro Balan, in uno scritto commissionato dall'Opera dei Congressi e dei Comunicati Cattolici, in cui si comunicava senza appello la filosofia di Bruno e si denunciava la propaganda bruniana come opera di stranieri, ebrei, ateisti e massoni. L'organo dei Gesuiti, Civiltà Cattolica, aveva poi preso in mano la campagna anti-bruniana con toni ancora più estremi, minacciando addirittura la punizione celeste per il gesto sacrilego,
dal giorno in cui si è posto mano al suo monumento, scriveva nel momento dell'inaugurazione: «I disastri di ogni maniera, come inondazioni, frane, uragani e simili, hanno portato la desolazione nelle campagne di parecchie province». Per il giornale gesuita, il monumento rappresentava la presa di possesso a nome dell'anteismo di quella Roma, che da 14 secoli era stata ed è la capitale del mondo cristiano. Il compimento dell'opera iniziata con la caduta del potere temporale il 20 settembre 1870. Il Papa, che aveva minacciato di abbandonare Roma, ove il monumento vi fosse stato scoperto, trascorse la giornata del 9 giugno digiuno e prostrato ai piedi della statua di San Pietro, mentre l'idra rivoluzionaria beccava per le vie della sua Roma. Nei tre giorni che durarono le feste dell'inaugurazione, i giornali cattolici tacquero. Un momento definito dall'Osservatore Romano di raccoglimento e di lutto, ma in realtà imposto da Crispi, che non aveva garantito, ove la campagna di stampa non fosse cessata, la sicurezza delle chiese e delle case dei cattolici. L'invito a mandare deserta quella che veniva definita come un'orgia satanica spinse l'aristocrazia nera ad abbandonare in quei tre giorni la città. Una contromanifestazione fu organizzata per il 29 giugno, festa di San Pietro, in tutte le chiese di Roma. Si celebrarono cerimonie di riparazione contro il sacrilegio del 9 giugno, culminate in una benedizione eucaristica solenne celebrata a San Pietro, a cui presenziò in pompa magna tutta l'aristocrazia romana. Subito dopo, i cardinali si riunirono in un concistoro segretissimo, da cui uscì alla locuzione pronunciata il 30 giugno da Leone XIII, in cui il Papa protestava veemente contro l'oltraggio e denunciava nel gesto il simbolo di una lotta ad oltranza contro la religione cattolica, la sicurezza stessa della nostra persona è un pericolo. Affermava il pontefice appellandosi al mondo cattolico come quella che si denunciava come una violazione delle leggi delle garantigie del 1870, in un appello alla solidarietà internazionale che era in realtà uno dei principali obiettivi della campagna cattolica contro il monumento, ma che trovò assai scarsa risposta nei governi europei. Per Leone XIII, ancor più decisamente forse di quanto non lo fosse stato per Clemente VIII e Bellarmino, Bruno era doppiamente apostata, convinto eretico, ribelle fino alla morte all'autorità della Chiesa. Nella locuzione a Bruno veniva negata la scienza, non possedeva un sapere scientifico rilevante. La virtù lo si accusava di stravaganze, di debolezze e corruzione, e ogni rilevanza nella storia. In Bruno la Chiesa vedeva il simbolo di una modernità aborrita e combattuta. Le due immagini, quella della Chiesa e quella del pensiero massone e anticlericale, non differivano sostanzialmente se non nel segno. Per la civiltà cattolica, alfiere dell'attacco contro il mondo moderno, l'inaugurazione del monumento segnava un'era nuova, iniziata da una nuova chiesa in fieri. Era il trionfo dei rabbi della sinagoga, gli archimandrini della massoneria e i capiparte del liberalismo demagogico. La piazza di Campo dei Fiori doveva ormai chiamarsi Campo Maledetto, nell'auspicio che l'infame monumento fosse destinato a durare poco e che in suo posto sorgesse nella piazza una cappella di espiazione al cuore santissimo di Gesù. La proposta di rimuovere la statua di Bruno dalla piazza fu avanzata effettivamente dalla stampa cattolica nel 1929 in occasione della stipula dei patti lateranensi, ma incontrò l'opposizione di Mussolini e fu abbandonata. Ma come si era arrivati a trasformare l'erezione di un monumento in uno scontro politico e religioso di questa portata? L'iniziativa del monumento a Bruno era stata inizialmente un'iniziativa del mondo universitario. Un primo comitato si era formato nel 1876, senza però realizzare nessun concreto obiettivo. Nel 1884 si forma un nuovo comitato, inizialmente su iniziativa degli studenti dell'Università di Roma. Il 1 marzo del 1885 il comitato lanciava un pubblico appello alla sottoscrizione. Il testo dell'appello era opera di Bovio. Patrocinava l'iniziativa un comitato internazionale d'onore, composto da uomini di cultura e politici, tra le personalità più importanti e significative del mondo italiano ed europeo. Tra i nomi internazionali di spicco, Victor Hugo, Ernest Renan, Herbert Spencer, Ernest Haeckel,
George Ibsen, Ferdinando Gregorovius, la lista dei promotori italiani si allargava a comprendere la crema del mondo intellettuale, accademico e politico liberale e anticlericale, sia dalla destra che dalla sinistra, da Cavallotti a Minghetti, a Silvio Spaventa. Il primo progetto del monumento, pubblicato nel 1885 su un numero unico che illustrava l'iniziativa, differiva da quello che sarebbe stato realizzato, pur essendo dello stesso Ferrari. Bruno si era rappresentato con una mano levata in atto di incitamento, in un atteggiamento da tribuno e da profeta che ha corrispondenze e somiglianze, è stato notato, con altri monumenti del tempo, come quello fiorentino a Niccolini, che rappresentava la libertà, o come la Statua della Libertà appena inaugurata a New York. La trasformazione del progetto, con Bruno raccolto e meditabondo, corrispose ad un compromesso e ad un'attuazione della carica polemica in cui la statua da quella di un tribuno diventava quella di un filosofo. Nel 1887, la massoneria a cui appartenevano i posizioni di rilievo, tutti o quasi i promotori dell'iniziativa, si schierò con tutto il suo peso a favore dell'erezione del monumento, trasformandolo in un'arma nella sua guerra contro la Chiesa e assumendola come una bandiera. Subito dopo, l'adesione di Crispi dette via libera al progetto. L'appoggio del governo urtava però contro la netta opposizione del Consiglio Comunale di Roma, dove il partito conservatore filo clericale, l'Unione Romana, aveva la maggioranza rispetto ai liberali. Nel gennaio 1888 il sindaco di Roma, il principe Leopoldo Torlonia, fu destituito su due piedi da Crispi per aver mandato a Leone XIII gli auguri del Consiglio Comunale per il nuovo anno. A sostituirlo fu scelto Alessandro Giuccioli, una figura di moderato lontano dall'Unione Clericale. Pochi giorni dopo la sua nomina, il comitato promotore chiese che la questione del monumento a Bruno fosse posta all'ordine del giorno in Consiglio Comunale. Formalmente il Consiglio Comunale doveva decidere non sull'opportunità di un monumento a Bruno, ma sulla concessione dell'area con ove realizzarlo. L'area chiesta dal comitato era quella di Campo dei Fiori, una scelta chiaramente politica, in alternativa alla quale nel 1887 il politico liberale Ruggero Borghi, a suo tempo uno dei promotori del comitato per Bruno, aveva presentato la proposta di collocare la statua nel cortile della Sapienza. Era un progetto di compromesso che mirava a neutralizzare la portata politica del monumento. Nel cortile della Sapienza la statua avrebbe rappresentato l'omaggio ad un uomo di scienza, ad un filosofo. In mezzo al luogo dell'esecuzione, la statua diventa il simbolo della libertà e della tolleranza, la riparazione di un torto secolare, non tanto il ricordo d'onore e di gratitudine a Giordano Bruno, quanto un ricordo di vituperio e di biasimo alla Chiesa che l'ha bruciato. Sulla concessione dell'area di Campo dei Fiori si giocava lo scontro fra autori del monumento e suoi oppositori, tra liberali e clericali. Nel gennaio del 1888 lo scontro si spostò nelle piazze. Iniziarono gli studenti romani, contestando e interrompendo l'inaugurazione delle lezioni universitarie di Ruggero Borghi. Ne seguirono scontri ed arresti, che portarono alla chiusura dell'Università di Roma. Nel febbraio si tenne una commemorazione solenne di Bruno nell'Aula Magna del Collegio Romano, in chiave accesamente patriottica e anticlericale. La commemorazione si concluse con un'accesa dimostrazione in Campo dei Fiori e poi in Campidoglio. Tra i dimostranti si alzarono grida di attaccare il Vaticano. La polizia caricò ed effettuò molti arresti. La questione del ruolo di Roma come capitale dello Stato emerge frequentemente nel dibattito in Consiglio Comunale. L'argomento fondamentale del liberale Baccarini, uno dei maggiori sostenitori del monumento, era ad esempio che Roma rappresentava l'Italia tutta, e non solo i cittadini romani, la cui suscettibilità cattolica poteva essere offesa dall'erezione del monumento. A Bruno, il secolo da lui divinato, recitava l'epigrafe apposta sul monumento. Con quella frase si tracciava una continuità tra il pensiero di Giordano Bruno e quello del secolo che si apriva. Si vedeva in Bruno il precursore della libertà di pensiero, il martire dell'intolleranza e dell'oscurantismo religioso. Il pensiero anticlericale e massone si riconosceva in Bruno, lo eleggeva a suo nome tutelare. Sottolineavano questa immagine di 8 medaglioni posti sulla base del monumento, che ritraevano altrettanti martiri del libero pensiero, intellettuali e riformatori perseguitati dall'intolleranza religiosa. Ma come si era costruita quell'immagine, che era un'evidente riformazione in chiave anticlericale della figura di Bruno?
ma che pur raccoglieva e interpretava spunti e temi ben presenti nella sua opera. Il processo di costruzione e di trasformazione mitica era in realtà complesso. Ne faceva parte una superficiale e generica immagine della lotta tra oscurantismo e libero pensiero, ma più profondamente esso traeva radici da una specifica ricostruzione storica dell'intero pensiero filosofico italiano, dal Rinascimento al Risorgimento. Al tempo stesso tale immagine si innestava in una connessione strettissima, fatta proprio di questi anni dal mondo liberale, tra Risorgimento e libertà di pensiero, tra lotta per l'unità e la lotta per la libertà religiosa e ideologica. Noi godiamo oggi della libertà di scienza e di conoscenza, di parola e di discussione. Conosciamo la Dichiarazione dei diritti e quella dei doveri dell'uomo. Abbiamo una patria, perché dal rogo di Annio Palerio a quello di Bruno e di Giulio Cesare Vannini, dall'esilio di Dante a quello di Mazzini, dal carcere di Campanella alle torture di Galileo, dai campi di Calatafimi e Volturno ad Aspromonte e Bezzecca a Mentana, gli eroi del pensiero e dell'azione fecero di sé olocausto, affermando e perpetuando nei secoli che anche senza la Chiesa e contro la Chiesa gli uomini sono capaci di grandi sacrifici per l'adempimento dei grandi pensieri. Affermava così uno dei tanti scritti pubblicati in quegli anni. L'immagine che gli studiosi dell'Italia risorgimentale e post-risorgimentale si formarono di Bruno e in genere del pensiero del Rinascimento italiano dipendeva naturalmente dalle domande del presente, dalla necessità cioè di accompagnare alla costruzione di uno Stato unitario, la ricostruzione o, se si preferisce, la reinvenzione di un percorso culturale filosofico italiano specifico, autonomo e sotto alcuni aspetti egemone della cultura europea. In questo ambito la filosofia italiana nel Rinascimento viene interpretata come il primo momento della liberazione del pensiero in Europa e viene posta in stretto collegamento con gli sviluppi della filosofia moderna, cioè in sostanza di quella filosofia hegeliana che da Spaventa a Croce e a Gentile diventerà dominante nel panorama filosofico italiano. Un'operazione quindi di ricostruzione dell'identità che taglia nel vivo della complessa filosofia rinascimentale per presentarne un'immagine che potremmo definire semplificata, destinata ad una grande fortuna fino a diventare la vulgata di molta parte delle storie della filosofia e della cultura italiana per gran parte del Novecento. Si tratta evidentemente di un'immagine fortemente laica. Se anticlericali e massoni infatti esaltavano in Bruno il precursore del libero pensiero e il martire dell'intolleranza cattolica, in questa immagine più colta Bruno appare comunque come l'affrancatore del pensiero delle pastoie del dogma religioso, l'iniziatore o uno degli iniziatori della filosofia moderna. Bisognerà però prima soffermarsi sul termine specifico di questa immagine, ripercorrere brevemente la storia della fortuna di Bruno. Quanto sapevano di lui i suoi contemporanei, quelli che avevano assistito al rogo di quell'anno santo del 1600? E cosa ha pensato, saputo, detto di lui e del suo pensiero la cultura immediatamente successiva, in quel 600 che avrebbe visto affermarsi nonostante i contrasti e i veti della Chiesa, la teoria galileana, nascere il nuovo pensiero scientifico, emergere sia pur tra le mille contrasti, filosofia come quella di Spinoza, non prive di punti di contatto con il panteismo bruniano? Nel momento della condanna inquisitoriale, la taccia infamante di eretico e la rigorosa messa all'indice dei suoi libri, sancita nel 1603, avevano anche lo scopo di seppellirne Bruno e il suo pensiero sotto una coltre di silenzio. Ma un oblio determinato soltanto dalla prudenza e dal timore dell'Inquisizione non poteva essere totale. Nel caso di Bruno, inoltre, le possibilità di cancellare totalmente il suo ricordo erano poche, data la sua fama europea e il gran numero di libri pubblicati, 27, che lasciava dietro di sé. Uno studio recente sulla storia della diffusione e della circolazione delle antiche stampe bruniane, cioè dei volumi e delle sue opere editi durante la sua vita, documenta infatti che questa circolazione fu nell'Europa nel 6-700 assai ampia. Perfino in Italia, dove il controllo ecclesiastico era maggiore, le opere e la conoscenza di Bruno sopravvissero, sia pur in forma stentata e semiclandestina.
Nel primo Seicento il terreno più propizio alla diffusione delle idee bruniane era quello francese. A Parigi, infatti, vivace era la discussione sul copernicanismo e la nuova scienza, in un clima che preparava il nascere del cartesianesimo. Diffuse erano inoltre le voci intellettuali di critica e dissenso religioso che caratterizzavano il gruppo dei libertini eruditi, pensatori e letterari fortemente inclini allo scetticismo e all'irreligione, come Giulio Cesare Vannini, bruciato nel 1619 a Tolosa, Gabriel Naudet, autore di un'opera di apologia dei filosofi accusati di magia, Temple de Vieux ed altri. Ambedue questi gruppi, infatti, dimostrano nei confronti di Bruno attenzione e curiosità. Dagli scritti, ad esempio, del padre minimo Martin Mersenne, una figura importante di mediatore tra tradizione religiosa e innovazione filosofica, autore nel 1624 di una grossa opera di polemica contro deisti, atei e libertini e contemporaneamente, sia pur con prudenza, del cartesianesimo, sappiamo che c'erano in Francia lettori dei cosiddetti cattivi libri del filosofo Nolano. Mersenne stesso, però, se condanna Bruno dal punto di vista dell'ortodossia religiosa, mostra anche di comprendere e apprezzare il significato della filosofia di Bruno, almeno per la parte che lo interessa, il rapporto col copernicanesimo. Ma il collegamento tra Galilei e Bruno era rischioso, soprattutto dopo la condanna del 1616 delle tesi galileane da parte di Roma. Su Bruno pesava una condanna religiosa, che non poteva giovare ai rapporti della dottrina copernicana con la Chiesa. È così che, nonostante Campanella avesse nella sua Apologia di Galilei esplicitamente collegato la dottrina di Galilei con la teoria dell'infinità dei mondi di Bruno, lo sforzo principale dei novatori è quello di distinguere Bruno da Galileo, non quello di sottolinearne le affinità. Così Keplero, così con maggiori incertezze, lo stesso Galileo, così Cassidy. Così, a proposito delle somiglianze tra la sua filosofia e quelle del Nolano, lo stesso Cartesio. Ma le ragioni del distanziamento della nuova scienza e della nuova filosofia da Bruno sono più profonde di quelle del timore o dell'ortodossia. Il pensiero di Bruno presentava aspetti, quelli magici e platonizzanti, che erano visti come del tutto estranei alla nuova cultura e al suo rigore filosofico e matematico, e considerati residui di un passato ormai sepolto. La ripresa di interesse per Bruno avviene nella seconda metà del secolo, ed è una diretta conseguenza della diffusione della filosofia di Spinoza e dell'allarme suscitato dal suo pensiero. A Bruno dedica così una voce Pierre Bayle nel suo Dizionario Storico Critico del 1797, l'opera che influenza maggiormente la cultura europea di questo periodo e la successiva cultura illuminista francese. Bruno è per Bayle il diretto precursore di Spinoza e del suo panteismo. Nel dizionario egli non appare più come un eretico, come nella tradizione precedente, bensì come un empio, un ateo, un pensatore che aveva messo in dubbio le più importanti verità di fede. Un pensatore che Bayle, che pure dedicava tanta energia a riabilitare i filosofi accusati di ateismo, non ha davvero nessuna simpatia. E ancora, Bruno è per Bayle un filosofo oscuro, bizzarro, contraddittorio, il vero rappresentante di una tradizione di pensiero, quello magico ed ermetico, che rappresentava per lui un nemico da combattere in nome non della religione, ma della ragione. Nonostante quella di Bayle fosse una condanna senza appello, le pagine del dizionario contribuirono ad una sorta di rilancio di Bruno nel pensiero europeo. Negli stessi anni l'attenzione verso Bruno venne sollecitata da John Toland, il filosofo irlandese considerato il caposcuola del deismo, che si dedicò a quella che è stata definita come una spia pur cauta azione di propaganda dal pensiero bruniano in Inghilterra e nel resto d'Europa, nella biblioteca e nella cultura di un'elite intellettuale senza frontiere di Stato e di religione. In tutta la prima metà del Settecento proseguì così, in maniera più o meno esplicita, il confronto della cultura europea con il pensiero e le anticipazioni di Bruno. Un Bruno per lo più ateo e libero pensatore, ma talvolta anche un Bruno protestante e martire della riforma protestante, come sostiene nel 1715 contro l'opinione del bibliotecario bernese Marius Lacroix, il teologo di Hannover Christopher August Humann. Un confronto che si sviluppa però soprattutto in Inghilterra e in Germania. La Francia dei Lumi sembra infatti ignorare Bruno.
tranne che per Diderot, che in una voce dell'enciclopedia ne fa un anticipatore del pensiero moderno. La definitiva riscoperta di Bruno verrà nell'ambito del romanticismo tedesco, quando il suo pensiero fu riconosciuto e ripreso da filosofi come Jacobi, Schelling e infine Hegel. La Germania fu anche il primo paese a pubblicare le sue opere, nel 1830 a Lipsia. Uscivano infatti le opere italiane e negli anni successivi veniva intrapresa, ma non completata, un'edizione delle opere latine. A metà del secolo anche in Italia si moltiplicarono le iniziative volte a pubblicare le opere di Bruno, mentre le biblioteche pubbliche iniziavano una politica di acquisti delle antiche edizioni bruniane che riequilibrerà i vuoti lasciati nelle biblioteche dal bando dei secoli precedenti. Fra il 1879 e il 1881 vedono la luce a Napoli le sue opere latine in una edizione curata da Francesco Fiorentino e voluta e ideata da Francesco De Santis fin dal 1861-62, quando era ministro della pubblica istruzione nel governo Ricasoli. Le opere italiane appaiono nel 1906-1907, curate da Giovanni Gentile. L'attenzione a Bruno fa parte in realtà di un processo più vasto di reinterpretazione del passato rinascimentale, che si avvia in Italia intorno alla metà del secolo, ad opera di studiosi e pensatori attivamente impegnati nella costruzione dell'Italia unita. Per lungo tempo del Bruno non si discorse e i contemporanei tennero verso di lui una riserva che ha della paura all'Italia nuova, si diceva ammendare la colpa di 3 secoli di schiavitù, scriveva Francesco Fiorentino nell'introduzione all'edizione delle opere latine di Bruno. I protagonisti della scoperta bruniana appartengono tutti allo stesso ambiente, intellettuali, meridionali, costretti all'esilio dopo il fallimento della rivoluzione a Napoli del 1848, come Spaventa o De Santis, seguaci di Garibaldi nella spedizione dei Mille, come il più giovane Francesco Fiorentino. Dal punto di vista culturale e filosofico, sono gli uomini che introducono in Italia il pensiero hegeliano, a cominciare da Berardo Spaventa, considerato l'iniziatore dell'hegelismo italiano. Il gruppo, sostanzialmente, degli hegeliani napoletani. Il primo ad appuntare sistematicamente la sua attenzione sulla filosofia italiana del XVI secolo, in una serie di saggi scritti tra il 1853 e il 1855, mentre viveva in esilio a Torino, è Bertardo Spaventa. L'obiettivo di Spaventa nel gettare questa sorta di ponte tra il Rinascimento e la filosofia moderna era assai più politico che storico o filosofico, un valore colto anche da fratello Silvio, che dal chiuso del carcere napoletano, dove stava scontando l'ergastolo, lo esortava a compiere quell'opera di ricostruzione di un'identità culturale italiana. Per Bertrando, come per Silvio, la costruzione della narrazione doveva accompagnarsi alla rivendicazione del suo primato filosofico, un primato che era stato offuscato e celato nei secoli della divisione, della servitù e del predominio della Chiesa. Mentre per Hegel il principio dei tempi nuovi era rappresentato dalla Riforma, per Spaventa esso si incarnava nel Rinascimento e nella sua opposizione al trascendentalismo medievale. Il nuovo pensiero iniziato con Bruno, con Campanella, continuato con Cartesio e la nuova filosofia razionalistica, avrebbe poi dato vita alla filosofia moderna, a quel pensiero idealistico espresso con grandezza da Hegel e informatore del moderno filosofare. In questo senso lo spirito nuovo del pensiero filosofico italiano rinascimentale aveva finito per circolare in Europa, penetrando i successivi sviluppi del pensiero fino a tornare ad informare nel secolo XIX, attraverso il pensiero di Hegel, il terreno culturale italiano. Era la famosa idea della circolazione europea del pensiero italiano. Non esistevano in Europa varie e diverse filosofie nazionali, ma un unico pensiero filosofico espresso in varie situazioni e nazioni. Il ruolo italiano era stato in questa circolazione fondamentale perché il pensiero italiano aveva ben 2 volte aperto la strada a quello europeo, con Bruno e Campanella, che avevano percorso il cartesianismo, e con Vico, che aveva percorso Kant. Il secolo XVI fu l'epoca in cui lo spirito umano ruppe le catene che fino ad allora lo avevano avvinto, e fu libero. Non vi è epoca che sia più gloriosa per l'Italia. Gli eroi del pensiero e della libertà, che allora combattevano per la verità, erano quasi tutti suoi figli. Primo tra i pensatori di quel tempo fu Giordano Bruno.